La radio dell'avvocatura presenta Fra due mondi, giuristi pendolari. Il podcast che attraversa le frontiere dello Stato e della professione forense. Per domande e commenti ci trovate su WhatsApp al 349 52 84 120. Ciao a tutti, io sono Stefania Grosso e vi do il benvenuto a questa prima puntata di Fra due mondi. Durante questa prima puntata i due mondi a confronto saranno l'Italia e l'Inghilterra, fra i quali viaggeremo accompagnati da Beatrice, praticante solicitor, per cercare di comprendere meglio il percorso verso l'abilitazione come avvocato inglese. Oggi ospite alla radio dell'avvocatura abbiamo Beatrice Capicchioli. Beatrice è un giurista d'azienda, specializzata in privacy e protezione dei dati personali. Ha lavorato in alcune delle più importanti aziende nel settore della tecnologia ed è ora presso il Garante Europeo della Protezione dei Dati. Benvenuta Beatrice. Grazie Stefania, buonasera a tutti. Beatrice è qui con noi per condividere la sua esperienza di tirocinante in Inghilterra. Tu, Beatrice, ti sei laureata in Italia, giusto? Sì, mi sono laureata in Italia e poi ho deciso di attraversare la Manica. E come mai una giovane italiana laureata in Italia si sposta all'estero a svolgere la professione forense? Io penso che ci possano essere diverse motivazioni e nel mio caso particolare, semplicemente essendo una grande appassionata di tecnologia e avendo aspirazioni, diciamo, internazionalistiche, cercavo un'esperienza in quello che è poi il più grande hub di tecnologia in Europa, per cui appunto Londra. Giusto. Specialmente nel settore privato, inteso come appunto quello aziendale, non tanto quello degli studi legali. E come mai? Più come scelta personale. Mi è sempre piaciuto essere circondata da tecnologie, da persone del settore, quindi cercare uno studio legale in Italia specializzato tra le altre cose in tecnologia, ci ho provato ma non la sentivo esattamente come una cosa mia. Quindi ho avuto la fortuna di cominciare direttamente nel settore appunto del software per questa società con sede a Milano e dopo qualche anno sentivo la necessità di scoprire nuove realtà. Nel frattempo appunto per varie ragioni avevo cominciato ad essere a Londra, sia per ragioni personali sia che con la scusa di scrivere una tesi in diritto comparato, che era più appunto un assessare. Beh, perché minimizzare? No, insomma, no. Diritto comparato. Qualcosa bisognerà comparare, no? No, vabbè, nel senso, comunque confesso che era totalmente una scusa per giustificare i miei viaggi a Londra, per andare in avanscoperta per un'eventuale carriera lì. Quindi è stato così che ho cominciato a informarmi quali potessero essere le mie opzioni là, sia come cominciare a lavorare lì, che proprio quale che era la realtà inglese. Sono conscia del fatto che la realtà inglese prevede diverse figure legali. Ecco, quali sono e per quale hai optato tu e perché? Io ricordo che il mio primo approccio alla realtà inglese, non avendo assolutamente nessun contatto in Inghilterra, mi ha lasciato parecchio confusa, nel senso, per quanto in realtà poi di fatto esistano due, tre figure principali, senza poi andare a vedere tutte le varie sfaccettature, però diciamo che tradizionalmente il settore legale inglese si divide in barrister, solicitor e legal executive. Questo arriva proprio dalle radici storiche del paese, quindi anticamente si avevano i barrister, che sono direi paragonabili a quella che è la magistratura in Italia, nel senso che molti dei barrister poi fanno parte del corpo giudiziale. E quella che è la prassi è che appunto siamo una specie di gerarchia in cui il cliente non ha la possibilità di interagire direttamente col giudice, sempre per ragioni puramente storiche, quindi lo fa attraverso le figure del solicitor e del barrister. Il barrister è colui che interagisce direttamente col giudice e quindi è una figura che ha necessità di sviluppare grandi doti retoriche. Esatto, grande retorica. Allo stesso tempo il barrister, per questioni anche strategiche, deve conferire con il solicitor. E appunto la figura del solicitor è quella che fa da tramite tra l'assistito e il barrister. Quindi per riassumere si potrebbe dire che
se fondiamo insieme la figura del solicitor e del barrister, otteniamo quello che in Italia sarebbe un avvocato. Sì e no, nel senso che per come poi l'ho assimilata io credo che, allora, non c'è possibilità di dare consulenza legale in Inghilterra a meno che non si sia qualificati come solicitor o come barrister o come appunto legal executive, ma è una figura che in questo momento terrei un attimino separata perché si è sviluppata molto dopo nella tradizione legale inglese rispetto appunto ai barrister e solicitor. Quindi, prendendo solo questa, diciamo, dicotomia, si ha il solicitor, che è quella figura del consulente legale in Italia, e il barrister, che è appunto l'avvocato. E poi il settore si è sviluppato, si è evoluto, sono emerse altre figure. Quello del legal executive risponde più a un'esigenza commerciale, nel senso che è quasi più strutturata come una figura legale manageriale. Quindi l'idea che il legal executive non debba, e non, infatti per legge non ha la qualifica, i requisiti per poter rappresentare qualcuno davanti a una corte. Date queste varianti di figure, va anche detta, no, qual è la realtà, ovvero che il barrister, anche togliendo l'aspetto della diciamo concorrenza straniera, di un cervello in fuga, è un settore super d'élite. I numeri sono molto ristretti, non vorrei dire una cosa assurda, ma mi pare che non esistano più di 1000 barrister in tutta Inghilterra. Veramente pochi. Sì, sono pochissimi, e in realtà anche i numeri rispetto ai solicitor sono molto ridotti, se poi facciamo un paragone con l'Italia. Ora, io ricordo che quando andai alla presentazione di quella che poi è diventata la mia università, i professori ci andavano coi piedi di piombo, anche con i potenziali studenti, dicendo: pensateci bene, perché sia che vogliate fare i barrister che i solicitor, i posti sono molto limitati. E non è tanto una questione di essere limitato nel senso che sono a numero chiuso, ma soprattutto per diventare barrister il tirocinio e poi la possibilità di trovare un lavoro è estremamente difficile, perché richiede un investimento economico non indifferente. In che senso un investimento economico? Direi, come un po' tradizione, è vero, il mondo forense arriva da una grande tradizione di élite, quindi così come lo era nel Medioevo, a suo modo si è evoluto fino ad arrivare a quello che è giorni d'oggi, tant'è che si cerca in tutti i modi di smantellare questa élite, non tanto come lotta di classe, ma proprio per questa esigenza, che secondo me è sempre più sentita, soprattutto in Inghilterra, di riflettere quella che è la società moderna, che è una società multiculturale con preparazioni anche tecniche molto differenti. Ovviamente il discorso è molto complesso. Parto con una prospettiva su come ci si fa a qualificare come solicitor e come barrister, perché il procedimento è molto simile. L'idea è che si ha una laurea in giurisprudenza o, in alternativa, quello che viene chiamato il graduate diploma in law, che è un diploma in diritto, di solito della durata di un anno se fatto full time, poi ovviamente ci sono varie formule per ragioni di flessibilità. E questo diploma si prende come una sorta di equivalenza, partendo da un'altra laurea, corretto? Sì, esatto, una laurea è sempre richiesta, poiché questo bachelor, e quindi la laurea triennale, sia in diritto, in chimica, ingegneria o letteratura o storia, è indifferente. Per diventare solicitor o barrister è necessario avere o appunto una laurea in diritto o una laurea di un altro tipo, che viene consolidata con una conversione, con un grado di diploma in law. È una visione molto progressista questa, perché permette anche a persone con dei background completamente diversi da quello semplicemente legale di accedere alla professione e magari portare il loro contributo in maniera diversa. Sì, sì, infatti questa forse è stata una delle mie più grandi rivelazioni, nel senso che comunque al primo anno del graduate diploma in law i miei compagni di studio erano ragazzi di cui la maggior parte arrivavano da lauree scientifiche. Può sembrare una cosa assurda, ma poi a livello pratico in realtà io ho sempre pensato loro fossero quasi più avvantaggiati di me, perché se pensiamo ad aree del diritto, come soprattutto il diritto brevettuale,
avere una preparazione scientifica per il settore veramente farmacologico, appunto il settore chimico, il settore dell'energia. Esistono così tanti dettagli tecnici Certo. che essere preparati in entrambe le materie è assolutamente un vantaggio. Sì, assolutamente. Anche magari nel mondo della tecnologia sicuramente può aiutare. E questo tra l'altro senza nulla togliere anche alle materie letterarie, perché una collega aveva fatto lingue straniere e quindi comunque arrivare con un bagaglio di conoscenze linguistiche di quel tipo ovviamente la avvantaggiava soprattutto rispetto a ruoli giuridici appunto internazionali. Certo, e tu quindi quale figura hai scelto? Immagino quella di solicitor. Sì, esattamente, ho scelto la figura di solicitor perché si adattava meglio a quelle che sono le mie ambizioni e trovo che sia un ruolo più flessibile. Ora, è anche vero che se scegli barrister puoi diventare anche solicitor a un certo punto e viceversa, nel senso un cambio di carriera è sempre previsto dal loro sistema, non è assolutamente nulla di tragico e anzi io penso che questa forse sia una delle tante differenze con il sistema non solo giuridico, ma proprio con l'approccio italiano, ovvero lì è concepita la possibilità di ripensarci oppure di provarci, scoprire che quello non è il percorso adatto a te, come può essere appunto il discorso: ho deciso di fare 3 anni di ingegneria informatica e poi capisco che in realtà non sono portato, non mi interessa, oppure mi sveglio un giorno e ho l'illuminazione che il diritto è sempre stata la mia vita. E lì puoi farlo e non è percepito come un fallimento, è percepito con un ci hai provato, hai imparato la tua lezione, nel senso hai imparato certe cose, hai capito che quella non era la tua strada, non è tutto da buttare, anzi lo puoi rimettere a frutto sotto un'altra forma. Che è bellissimo, è un'apertura mentale non indifferente e dà anche un messaggio ai giovani positivo e permette, secondo me, anche di concentrarsi su qualcosa sapendo di poter cambiare. Sì, diciamo che è come se bisognasse scegliere dove mettere lo stress, no? Nel senso in Italia lo stress è su cercare di crescere una generazione di praticanti onniscienti e in Inghilterra penso che lo stress esiste, perché per carità non è tutta rose e fiori e poi appunto quando si tratta del praticantato vero e proprio, quindi quando si passa dalla fase, loro la chiamano vocational e quindi appunto quella della, Della vocazione. sì, quella del corso professionale, perché poi attenzione anche qua, non è esattamente un'università, ma sono corsi forniti da università, ma di fatto è un corso professionale. Poi appunto già il corso in sé richiede tanta motivazione e tanta persistenza, perché non è una passeggiata. In che cosa consiste il corso, il tirocinio e quanto può pesare in termini finanziari per un giurista italiano che decide di voler diventare un solicitor inglese? Dunque, per fare una panoramica generale, come dicevamo, c'è questo Graduate Diploma in Law, GDL, tendenzialmente della durata di un anno. Ci sono diverse università che offrono la possibilità di fare questo tipo di conversione, anche se poi, quantomeno a Londra, ci sono due grandi università che sono le più quotate e che se si vanno a vedere poi le persone che lavorano in vari studi legali o comunque in azienda, tendenzialmente hanno frequentato una delle due, quindi nel senso, poi vabbè, da qui si traggano le proprie conclusioni, ma i costi variano anche tanto, motivo per cui c'è stata anche una riforma, però per il GDL siamo intorno ai £10.000, che con le conversioni di oggi sono sostanzialmente 10.000 euro. Capisco. Poi esiste un secondo corso che è il Legal Practice Course, LPC. È un corso che viene frequentato sia da studenti di giurisprudenza che appunto da quegli studenti convertiti a diritto. Anche questo è della durata di un anno e il prezzo aumenta diventando intorno ai £15.000. E a livello di sforzo che viene richiesto da uno studente di questi corsi. Qual è questo sforzo? Quante ore, è possibile lavorare mentre si seguono questi corsi? Perché comunque immagino siano tutti
giovani che sono in età da lavoro e magari hanno anche voglia di avere una certa indipendenza. Sì, allora qui c'è uno spaccato interessante, nel senso che se si sceglie di fare il corso full time, come è stata la mia scelta inizialmente, di fatto i colleghi sono quasi tutti neolaureati o comunque gente giovane con poca esperienza lavorativa. Ora, io quando ho deciso di fare questa strada, al tempo già lavoravo, guardando quasi ingenuamente l'orario delle lezioni, avevo, se non ricordo male, come studente full time, 3 giorni a settimana, 8 ore al giorno, con, mi pare, 6-7 materie. Durante il CDL le materie sono varie, ma sono comuni a tutti. Non ricordo che sia possibile fare nessun tipo di scelta, quindi si affrontano i temi dal diritto contrattuale, diritto penale, diritto dell'Unione Europea, che ironicamente non so esattamente cosa, insomma, quale sarà il suo futuro, però appunto quell'altra, no? Sì. Il continente diventa diritto internazionale per loro magicamente. Avevo anche diritto costituzionale amministrativo, diritto degli illeciti civili. Quindi è una sorta di carrellata delle basi, sì, del diritto, esatto, inglese. Esatto, è proprio quello che vuole essere, perché ricordiamoci, siamo di fronte a studenti che hanno già una laurea e che stanno cercando di cambiare strada professionale. Ecco, tu parlavi prima di studenti che appunto cambiano strada, però tu la laurea in giurisprudenza ce l'avevi già. Sì. Come mai? Beh, allora, appunto, come ho già accennato, io non avevo nessun contatto in Inghilterra che mi potesse consigliare su quale potesse essere, diciamo, la strategia migliore per il mio sviluppo professionale. Quindi ho fatto tutto da sola, leggendo molto online e anche andando appunto quelli che sono gli open day, informandomi il più possibile. Ora, gli scambi che ho avuto con i professionisti del settore inglesi mi dicevano che è vero che avevo già una laurea in giurisprudenza, ed è vero che avevo anche già dell'esperienza professionale alle spalle. Tuttavia dicevano che c'è un problema culturale dietro, ovvero che per essere credibili agli occhi di un potenziale datore di lavoro inglese, bisogna in qualche modo dimostrare di avere un legame con quella che è la cultura inglese e quella che è la professionalità di quel settore. Quindi io non avevo questa caratteristica, ma mi avevano detto che per me, volendo, era possibile essere paragonata a uno studente inglese e accedere subito a quello che è il legal practice course, quindi, diciamo, accedere subito all'ultima fase del percorso di formazione professionale. Tuttavia il corso dell'APC è un corso altamente pratico, come dice tra l'altro il nome del corso, Legal Practice Course, ed è molto procedurale, per cui temevano che iscrivendomi direttamente a studiare le procedure, a studiare come si scrivono gli atti, io non avrei apprezzato appieno quella che è la sostanza e lo spirito della legge inglese, cioè con il rischio appunto di fatto di fare un investimento economico e poi di non riuscire a laurearmi. Capisco, e quindi è un'opzione questo graduate diploma in law oppure è necessario? Allora, formalmente è un'opzione. Se però andiamo a vedere come funziona in pratica il mercato inglese, per un inglese è difficile trovare lavoro senza aver fatto la conversione, cioè vabbè, per loro è impossibile qualificarsi senza aver fatto questa conversione e questo percorso. Per uno straniero, soprattutto se è agli stadi iniziali della propria esperienza, come era il mio caso, è difficile riuscire a trovare mercato e a presentarsi essendo paragonato a quello che poi loro chiamano legal advisor, che è appunto un'altra delle tante figure che hanno loro, ed è una figura che tendenzialmente lavora in team, che non firma i documenti, è un po' come in Italia essere, non so, ingegnere edile, che appunto solo loro possono firmare il documento, e se non sei registrato all'albo non puoi prenderti quella responsabilità. Quindi diciamo che il quadro è un pochino complesso. Io, per quanto mi riguarda, non sono minimamente pentita della scelta che ho fatto. Mi è piaciuto studiare anche la parte sostanziale del diritto, apprezzo molto di più anche la parte procedurale,
perché è comunque un grande spaccato in quello che è l'approccio inglese storico e anche attuale al diritto e perché sono arrivati a certe conclusioni giuridiche. E poi comunque dimostra anche un alto grado di rispetto di quelle che sono le regole che un buon giurista deve rispettare, quindi essere competente prima di fornire qualsiasi tipo di servizio legale. No, certo, poi comunque ecco, lasciami dire che le mie scelte ovviamente sono basate su quelle che sono le mie ambizioni e io, per quanto fossi professionalmente molto giovane quando mi sono trasferita, non intendevo fornire consulenza legale in materie che fossero così distaccate da quella che è la realtà inglese. Nel senso, il mio obiettivo era quello di inserirmi in un contesto sociale, culturale e giuridico diverso, quindi la mia spinta nel no, va bene, comincio da zero, comincio dal GDL, è perché volevo crearmi una preparazione a tutto tondo. Poi, ovviamente, a maggior ragione se parliamo di privacy, se parliamo di privacy europea, quello che sta succedendo adesso, e immagino che prima o poi vorrei toccare anche l'argomento Brexit, è che paradossalmente sono più preparata e qualificata formalmente, lasciami sottolineare formalmente, io di un legal advisor inglese che dall'oggi al domani, per quelli che sono gli accordi tra Europa e Regno Unito, potrebbe trovarsi con l'assenza dell'equivalenza di titolo e quindi legalmente non sarebbe più autorizzato a fornire consulenza in quello che è diritto europeo. Quindi paradossalmente le tue prospettive di crescita sono aumentate col Brexit e non diminuite. Sì, allora per quanto io in questo momento, come hai introdotto tu, lavoro per il garante della privacy europeo e non ho paura di dire che sono abbastanza un europeista convinta, non ho votato Brexit, ma la Brexit mi sta portando grande fortuna, per cui. Beh, bene, almeno qualche cosa di positivo l'ha portato, insomma. E dicevamo, allora, sono un potenziale giurista italiano, esco dall'università, decido di trasferirmi a Londra, comincio il GDL, lo finisco con successo, faccio il mio LPC, cosa succede dopo? Allora, dopo sono previsti 24 mesi di praticantato, divisi in quattro tranche, in cui per diventare solicitor, tradizionalmente quello che succede è, come in Italia, trovare uno studio legale che cerchi i praticanti. Una volta essere riusciti a strappare questo contratto di praticantato, perché è un contratto ben preciso, Quando dici ben preciso, cosa intendi? intendo che sotto questo aspetto è regolato in maniera molto più dettagliata che in Italia. Di solito copre sia il periodo di formazione, quindi GDL del PC, ma prevede anche quello che è il salario minimo di un praticante, che se non ricordo male, al momento attuale non può essere inferiore a 18.000 pound all'anno. Quindi circa 17.000 euro. Ma sì, secondo me anche un pochino di più. Non è solo un aspetto formale di come si spera che la formazione avvenga, ma l'idea è di formare un solicitor che abbia affrontato la maggior parte dei rami del diritto. Quindi il praticantato sono 24 mesi divisi in quattro tranche, intendo che tendenzialmente si passano 6 mesi, per esempio, a fare diritto commerciale, diritto dei contratti, dopodiché c'è una rotazione verso un altro team all'interno dello studio legale che magari affronta temi, appunto, che so, contenzioso. Dopodiché bisogna scegliere altri due rami. Ora, tutte queste informazioni sono fornite sul sito della Solicitor Regulatory Authority, che è l'autorità che legifera su quella che è la professione forense per i solicitor. Ci sono delle classi ben definite di aree del diritto, per cui non si possono contare come tranche diverse aree del diritto che secondo l'autorità sono affini. Capisco. E quando dicevi che uno studio legale cerca dei praticanti, quindi un futuro solicitor può solamente svolgere la pratica presso uno studio legale? No, anche qui poi
come avviene la selezione dei praticanti negli studi legali è anche diversa tra di loro, a seconda che siano appunto grandi, medi o piccoli, per cui tendenzialmente i grandi studi legali sono quelli che addirittura fanno selezione 2 anni prima di quella che sarà poi la disponibilità del candidato. Però da quel che io so poi gli pagano tutti i costi. Sì, sì, esatto. Che non è male. No, infatti è una cosa molto affascinante, anzi ci sono studenti che prima ancora di laurearsi in diritto o laurearsi in chimica riescono ad assicurarsi un contratto di praticantato che prevede il supporto finanziario e anche, se non ricordo male, non si pagano solo quelle che sono le tasse universitarie sia del GDL che dell'LPC, ma vengono dati anche una specie di borsa per potersi anche sostenere durante l'anno, quindi l'idea è che si aiuta anche nell'affitto, insomma vitto e alloggio. Un supporto economico tutto tondo. Poi appunto non funziona sempre così, stiamo parlando di studi legali grandi e medio grandi. Negli studi legali piccoli spesso funziona in maniera molto più simile a quella che è la realtà italiana, e quindi non esistono periodi specifici nell'anno in cui bisogna candidarsi, è molto meno strutturata la selezione, ma appunto più come funziona in Italia. Capisco. E quanto a uno step finale, ecco, in Italia tutti aspettano questo esame di Stato, questo doppio appuntamento per poi qualificarsi come avvocati, forse. Cosa succede una volta che un praticante inglese termina questi 24 mesi di praticantato? Allora, qui entra in gioco anche la recente riforma, quindi siamo pienamente nel periodo transitorio. La Solicitor Regulatory Authority ha condotto appunto una consultazione pubblica sotto pressione soprattutto di lamentele che arrivavano da anni su quanto sia dispendioso qualificarsi, per poi l'incertezza di riuscire a portare a termine il praticantato, in aggiunta a molte lamentele anche per quanto riguarda minoranze etniche e in generale minoranze nel settore, quindi anche per esempio la differenza di genere nel settore. Quindi sotto tutte queste pressioni c'è stata la richiesta di una riforma, quindi per farvi apprezzare la differenza, prima di questa riforma c'è un periodo di 24 mesi di praticantato, come già detto, divisi in 4 tranche. Durante questi 24 mesi il praticante di fatto viene fatto lavorare come fosse già qualificato, ovviamente sotto la supervisione del suo dominus, e che cambia a seconda del manager con cui sta lavorando in quel momento. Durante questo periodo ha anche degli altri mini esami, sono di solito esami che riguardano più quella che è la deontologia in pratica o più di aggiornamento, quindi non sono dei veri esami in sé. Della formazione continua. Esatto, esatto. Quindi non richiede nessun tipo di preparazione né come un esame universitario né tantomeno come l'esame di Stato in Italia. Durante questi mesi il Dominus è in continuo contatto con quella che è l'autorità, con la Solicitor Regulatory Authority, e continua a fornire feedback su quello che il praticante sta facendo e su quello che il praticante sta imparando. Quindi bisogna proprio provare all'autorità quali sono i casi su cui si sta lavorando e quali sono le capacità accumulate dal prospettivo Solicitor. Quindi si possono portare documenti anche come un atto scritto dal praticante oppure un lavoro per un cliente tratto dal mio campo, quella che può essere una privacy policy che è stata scritta per un cliente. Uh-huh. Si raccoglie feedback anche da altri colleghi. Quindi insomma non come un libretto di pratica come in Italia dove c'è una lista delle cose che sono state fatte, ma proprio la prova di averle fatte. Sì, tendenzialmente, strutturalmente è simile, nel senso che non è una lista della spesa, però esiste una specie di diario di bordo del praticante, se vogliamo, no? Si dice in che data il praticante ha svolto una certa mansione, se possibile, perché poi ovviamente abbiamo anche il segreto professionale a cui far fronte, se possibile si porta una prova di quanto fatto, il Dominus conferma che il praticante ha davvero svolto quelle mansioni e in maniera ricorrente si ha questo aggiornamento della formazione. Dopodiché, allo scadere del 24esimo mese, un po' alla Cenerentola, finalmente il praticante ha automaticamente il titolo.
Quindi allo scadere del 24esimo mese l'SRA controlla che durante quei 24 mesi si siano accumulati tutti i documenti come richiesti da legge e attesta ufficialmente che il trainee, il praticante, è diventato sollicitor. Quindi molto più basato sull'esperienza professionale effettiva e non su una prova. Sì, assolutamente. Anzi, a riprova di questo, una delle prime timide riforme per appunto qualificarsi, abilitarsi come sollicitor, è stata quella di riconoscere come sollicitor il lavoro fatto dai paralegal. E qui aggiungiamo un'altra figura a quelle introdotte prima. La figura del paralegal è la figura di uno studente di giurisprudenza, ma in realtà non solo. Oppure gli stranieri. Sì, anche gli stranieri. Credo che sia paragonabile a quello che forse l'assistente di un avvocato in Italia. Però noi non abbiamo in Italia un assistente No, no, dell'avvocato, infatti. abbiamo solo segretari, magari. Sì, infatti è veramente difficile fare questa trasposizione. Diciamo che si può cominciare come se si fosse quasi dei segretari, se non anzi proprio che dei segretari del sollicitor, e piano piano, a seconda di quella che è la preparazione, Si diventa il braccio si destro. diventa il braccio destro e si fanno le stesse cose che fanno i praticanti, quindi semplicemente quella che è la struttura, diciamo, tradizionale di uno studio legale inglese. E quindi il paralegal è più una figura tendente a figura amministrativa che, a seconda di quelle che sono le ambizioni del paralegal e quella che è la disponibilità o l'interesse a investire dell'avvocato, può tranquillamente trasformarsi in un percorso di formazione fino alla qualifica di sollicitor. Ora, per il paralegal, di norma, per qualificarsi come sollicitor, non sarebbe neanche richiesto né il GDL né l'LPC. È un percorso più lungo rispetto a quello che abbiamo appena descritto ed è un percorso esclusivamente basato sull'esperienza professionale. Quindi ci sarà anche qua un diario di bordo del paralegal che piano piano deve riuscire a dimostrare alla SRA di aver completato la stessa formazione che è di solito riservata ai trainees, ai praticanti. Ora, anche qua, questo è stato un primo tentativo di riforma. Questa strada è tuttora aperta e valida. Sono molto pochi i paralegal che riescono a dimostrare all'autorità di aver accumulato questa esperienza, perché è difficile trovare lavoro come paralegal che sia così vario, altrimenti detto, come costringere un paralegal a continuare a cambiare datore di lavoro per riuscire ad accumulare tutto lo spettro di varie aree del diritto che l'autorità Ci richiede? vuole una bella ambizione. Sì, ci vuole una grande ambizione, ma anche grandissima determinazione, perché bisogna anche riempire il proprio diario di bordo e Certo. quindi bisogna portare tutta la documentazione all'SRA, che richiede anche un grande sforzo di negoziazione del paralegal per poter avere questa prova dal proprio datore di lavoro. A Capisco. maggior ragione se lo continuiamo a cambiare, a maggior ragione con il discorso sempre del segreto professionale o comunque di quelli che sono appunto gli NDA e il diritto di confidenzialità. Non è una strada impossibile, è molto poco praticata. E ancora una volta abbiamo l'avvocato che si sdoppia in solicitor e barrister, abbiamo il praticante che si sdoppia in trainee e paralegal, in una società comunque che ama molto i titoli, vedo. Sì, io penso che sia forse parte di quello che poi è l'umorismo inglese, no? Sono delle persone che guardano molto alla sostanza, vogliono capire e ti danno la possibilità di provare quello che sai fare, però vogliono anche vedere che titoli hai e ti danno accesso ad alcune cose solo se hai quel titolo. Anche qua, questi vari titoli non sono impossibili da prendere. Non sono impossibili, come dicevamo, appunto, da cambiare. Quindi c'è meritocrazia. Secondo me sì, poi vabbè, ovviamente non voglio neanche incensare il paese, nel senso funziona molto, ha connessioni. Un po' come dappertutto. Sì, infatti, senza per forza di cose andare nell'illegale, nel senso semplicemente diciamo che se cresci in una famiglia di avvocati è statisticamente più facile capire come funziona il settore legale e quindi trovare un'opportunità nel settore. Quindi. Certo. E rimanendo sul lato personale, ora che hai menzionato comunque la cultura inglese, per te
È stato uno shock culturale? Hai dovuto adattare in qualche modo il tuo approccio, il tuo atteggiamento agli inglesi? Beh, sì, nel senso comunque così come esiste una differenza tra l'italiano e il legalese, esiste una differenza tra l'inglese e il legal English. In aggiunta c'è l'ulteriore livello di complessità che è quello culturale e il modo in cui si fa business in Inghilterra, con se vuoi anche un po' quelli che sono gli stereotipi internazionali. E quindi da italiana mi sono ritrovata ad essere in certe situazioni troppo diretta o a scrivere email, diciamo, troppo decorate, nel senso che paradossalmente, per quanto gli inglesi siano più sottili nel modo di parlare e nel modo di negoziare, poi quando scrivono le email, anche il legal English è un tipo di comunicazione più semplice e più diretta. Anche qua, se vogliamo, c'è un altro, no, contrasto, un po' come dicevi prima, tra formalità e sostanzialità, quelle che sono i ruoli professionali, c'è un piccolo contrasto anche a livello comunicativo, ovvero io mi sono trovata a leggere delle email molto semplici, molto brevi, molto dritte al punto, ma allo stesso tempo non dirette. E quindi quello che ho imparato è in certe occasioni essere un po', come dicono in inglese, passive aggressive, e quindi fare domande che in realtà non erano domande, stavo chiedendo precisamente un documento o stavo chiedendo che succedesse una cosa precisa, o fare costruzioni della frase molto molto gentili, cioè con una gentilezza che secondo me in Italia verrebbe percepita quasi come una presa in giro, quindi forse Sì, com'è che sarcasmo. sì, esatto. Fa parte del gioco, come in certe occasioni fa anche parte del gioco negoziare, anche quando non è necessario. Nel senso, bisogna fare un po' il gioco delle parti in certe circostanze. Per esempio? Ma specialmente se si ha a che fare con una controparte, vabbè, io ho esperienza solo in azienda e in comunicazioni con consulenti esterni, quindi studi legali esterni che forniscono servizi di tanto in tanto. Anche quella è una bella traduzione da fare spesso, anche se si parla la stessa lingua. Sì. Però appunto so di amiche, anche loro italiane, che a una negoziazione con la rappresentante legale della controparte hanno detto sì, va bene, e hanno ricevuto una mail dal sollecitore inglese dicendo: siamo contenti di aver raggiunto subito un accordo, ci hai tolto un po' la soddisfazione. Perché bisogna far finta, nel senso, insomma, non bisogna darla vinta così facilmente anche quando apparentemente non sarebbe necessario. E da italiana che si sposta nel Regno Unito e in particolare a Londra e che intraprende questo percorso con tutte le difficoltà che comporta e tutte le soddisfazioni che comporta, ti senti di dare un consiglio a un giovane giurista che vorrebbe seguire le tue orme? Beh, sì, nel senso, io ecco, se dovessi dare anche solo un consiglio a me stessa, quando ho cominciato questo percorso, è di portare pazienza, nel senso che comunque il ruolo di un consulente legale, di un avvocato, è un ruolo che è al cuore di quella che è una società come quella italiana, come può essere una straniera. Quindi ci vuole tempo non solo per capire e per studiare quelli che sono i tecnicismi del settore, ma ci vuole anche tempo per apprezzare quella che è la cultura e quelle che sono le dinamiche sociali. Per il resto, non farsi spaventare, che non è così complicato come sembra, e anzi ci sono così tante opzioni e possibilità che è quasi impossibile sbagliare, perché qualsiasi porta si scelga di aprire, non è un fallimento. Qualcosa c'è dietro. Esatto. E quanto alla lingua, hai trovato molte difficoltà o discriminazioni? Discriminazioni? No, assolutamente no. Anzi, ho sempre trovato persone disposte al confronto e che in maniera bonaria scherzavano anche sul loro stereotipo dell'inglese o
Non so, così come io ho insegnato a uno dei miei team a dire correttamente tagliatelle, che è una delle parole più difficili per un inglese, così di giorno in giorno loro magari mi insegnavano un modo di dire inglese o un modo di fare inglese. Per quanto riguarda la lingua in sé, ora vabbè, io non sono mai stata particolarmente pazza nel dire mi trasferisco lì, qualsiasi cosa io trovi, non so la lingua, non so niente, però voglio andarci. Conosco gente che l'ha fatto, ma non ho quel tipo di stoppa. Quindi io comunque ho fatto un liceo linguistico, quindi delle basi di inglese le avevo, poi ovviamente dalla teoria alla pratica è stato. Ricordo quel primo mese di università, che è stato piuttosto intenso, un po' per i ritmi in università, ma un po' anche per allenare l'orecchio a quelli che sono i diversi accenti inglesi, perché così come abbiamo gli accenti in Italia, ce li hanno anche loro in Inghilterra e alcuni sono veramente tosti da capire. Quindi ci vuole pazienza, ci saranno giorni dove sembrerà di non capire niente, altri giorni dove ci si sentirà formidabili. L'inglese legale non è particolarmente complicato, anche qua esistono i termini giuridici, esistono termini tecnici, però non sono incomprensibili. Ci vuole pratica e grande esposizione a quella che è quel settore, ma non ho mai vissuto nulla come se fosse un ostacolo tale da farmi dire ho sbagliato tutto, devo tornare in Italia. Quindi lo rifaresti, lo consiglieresti? Lo consiglierei assolutamente, sono disponibile anche a dare più informazioni, più dettagli, qualche direzione. È un mercato molto più fluido rispetto a quello italiano, per cui anche trovare ruoli per pochi mesi e poi cambiarlo è meno problematico che in Italia. E in generale, se si vuole, Si può. si può, sì. E su questo io la concluderei. Ti ringrazio moltissimo Beatrice per il tuo tempo e i tuoi preziosi consigli. Spero di ritrovarti qui con noi presto e ti auguro tutto il meglio per il futuro. Grazie a tutti dell'ascolto. Vi lascio i link di approfondimento nelle note, dove troverete anche i contatti miei e di Beatrice. E vi do appuntamento al prossimo podcast di Fra Due Mondi con me, Stefania Grosso, e un altro giurista pendolare.